E buongiorno mondo, sto correndo in stazione a Vercelli con la bici da palo per andare a Milano alla fiera del cicloturismo. Gus mi aspetta già sul treno, che lui è partito da Torino e io sto rischiando di perdere il treno, quindi ci sentiamo dopo. Ciao ragazzi. Prospegniti bastardo. Guarda che bastardo. Non si è spenta la tua, sì. E niente, alla fine ragazzi, il treno sono riuscito a prenderlo, ho recuperato Gus, quel maledetto che mi ha fatto svegliare alle 7, o meglio l'ho recuperato io perché è colpevole di farlo alzare molto presto. Sì, però io... lui sarebbe arrivato tipo alle 4, alle 6 chiude la fiera, quindi... No, non è vero, alle 4 magari no, però il treno di un'ora dopo l'avrei preso molto volentieri perché sono andato a dormire tardi, ieri sera sì. Ho fatto serata Netflix. Chissà cosa ha fatto ieri sera, vabbè. No, serata Netflix e niente, quindi adesso stiamo camminando in direzione fiera e com'è? La fabbrica del vapore, quella fiera del cicloturismo, perché siamo dei taccagni e non vogliamo prendere la metropolitana e ci facciamo mezz'ora di camminata. No, non è vero, dobbiamo smaltire quello che mangeremo oggi. E quello che abbiamo bevuto ieri. Io ho bevuto acqua. Sì, dice così solo perché non deve dire che lui beve. Ma perché mi guarda il mio nutrizionista. Ragazzi, buona giornata a tutti, ci vediamo in fiera. A dopo, ciao. Io però sai che non riuscirai. A portare quelle borse lì? Dopo un paio di chilometri di camminata piacevole con un freschetto che ti gela le orecchie, siamo arrivati finalmente alla fabbrica del vapore. Gus è qua che perde il suo tempo attaccato a un palo, non so se tiene il palo o lo cam perché sta facendo un time lapse. Mi sto un po' traballando, tengo fermo per il vento. Niente, la gente è pazza, la gente è strana e tra poco entriamo in fiera. A dopo. Ragazzi, stavamo scherzando, non vi abbiamo portato alla fiera del cicloturismo, ma al mercato ortofrutticolo. No, adesso troviamo l'ingresso vero che dovrebbe essere là in fondo, che c'è una coda assurda. Andiamo. Ragazzi, come vi dicevo, c'è effettivamente parecchia coda. Inizia là, guarda dove c'è Gus. E non finisce mai. Ragazzi, è un quarto d'ora che siamo in coda e siamo solo a metà. Ce la possiamo fare. Non sembra vero, ma siamo entrati, Gus, siamo entrati. Bene ragazzi, è un'ora che giriamo in giro per gli stand, io e Gus. Ho incontrato anche Michele Cremonese di Fiat, mi ha fatto un po' di parole. L'unica cosa è che non c'è tantissima gente, ma davanti agli stand sono tutti lì bloccati e
Sapete che io sono molto orso e non riesco a stare in questi posti con tanta gente così. Prendo le brochure che mi servono, ho preso quella dei parchi della Calabria, quelle delle zone del Biellese, della Valtellina, che in Valtellina bisogna andare perché la Valtellina è stupenda, e quindi non lo so, adesso decidiamo cosa fare. A dopo, ragazzi. Ribadisco, situazione poco piacevole per l'orso che c'è in me, quindi adesso andiamo a vedere se troviamo i ragazzi di Life in Travel. Abbiamo preso un bel po' di brochure, a casa poi studiamo, magari già sul treno iniziamo a guardarle, quindi gli orsi come me non devono andare nelle fiere, questa è la soluzione. Ci stiamo spostando all'altro padiglione, ma anche qui per entrare c'è la coda. E niente, ci tocca fare la coda. Oggi va così, oggi coda e gente, le fiere... Forse almeno la vaccinara. Lo sai, la coda alla vaccinara sarebbe meglio, ma invece è coda di gente. Andiamo. Questo è cycling, quindi... Siamo usciti anche dal secondo padiglione, non so se avete visto dalle immagini, c'è comunque un botto di gente e come potete vedere c'è ancora coda per entrare sopra dove fanno le conferenze, i talk show, è impossibile salire, quindi rinunciamo, usciamo e andiamo a mangiare qualcosa perché siamo due ragazzi deperiti e stiamo soffrendo la fame. Concordo, e se posso aggiungere, evento molto bello, molto molto bello, secondo me forse un po' sottovalutato perché c'è veramente un botto di gente, non riesci neanche a capire quello che ti dicono gli espositori, è peccato, ma speriamo in eventi migliori magari prossimamente. Sì, sicuramente qualche buono spunto l'abbiamo preso, sì, sia sì. Per la Sicilia, anche, ma anche sì, già sì. Solo per Varese, quelle zone un po' che sono vicine a noi ma che non conosciamo bene a fondo. Poi volevo chiedere pane, dove l'hai visto? E finalmente si mangia! Sei contento di questo pasto, Gus? Ancora non l'ho assaggiato, ma già che ce l'abbiamo davanti sono contento, dai. Ok ragazzi, abbiamo mangiato uno spezzatino spettacolare con le patate al latte. Adesso con la panza piena si ragiona un po' di più e proviamo a rientrare in fiera a vedere uno o due stand che c'eravamo un po' persi prima, che c'era troppa gente, vediamo se riusciamo ad avvicinarci e magari incontriamo anche Pietro Francese che ha appena scritto che lui è dentro, vediamo di andare a fare due parole, lo salutiamo e poi andiamo a riprenderci il treno per casa. Ciao ragazzi! More moments later. Molto bene ragazzi, sono appena arrivato a Vercelli col treno, ho salutato Gus e mi sono fermato qui al Parco Kennedy, il parco proprio di fronte alla stazione di Vercelli, per tirare le conclusioni di questa giornata e soprattutto dire il mio parere sulla Fiera del Cicloturismo di Milano. Il primo aspetto del quale vorrei parlarvi è dell'organizzazione mia e di Gus, che non è stata molto azzeccata perché abbiamo pensato di andare molto presto al mattino, ovvero un'ora dopo l'apertura, 10:30 circa, ma è stato il momento nel quale c'era più gente all'ingresso, abbiamo fatto una mezz'oretta di coda, che non è tantissimo, comunque abbiamo fatto mezz'ora di coda per entrare, e soprattutto poi gli stand erano tutti molto affollati ed era difficile riuscire a parlare con gli addetti dei vari operatori e varie ciclovie eccetera eccetera. Per quanto riguarda gli stand invece posso dire che alcuni erano sicuramente interessanti, da dove prendere degli spunti per poi approfondire le ricerche online per nuove tracce, nuovi cicloviaggi futuri o anche gite fuori porta di una giornata. C'erano anche cose molto interessanti da fare in giornata in zone vicine a casa e comode per tutti. Ma più di quello direi di no, nel senso le ricerche poi devi fartele a casa con calma, lì sì, prendi gli spunti, prendi un po' di Deplian, ma la ricerca per organizzarsi e gestirsi un cicloviaggio è meglio farsela poi con comodo a casa, con ok le basi prese lì, ma è sempre meglio gestirsela poi online dove trovi comunque tutto, lì prendi i riferimenti e poi a casa studi, perciò sicuramente interessante, piacevole e però tanto confusionaria, perciò buona questa prima edizione della
Fiera del Cicloturismo di Milano, che è stata rimandata l'anno scorso, rifatta quest'anno, e non mi resta che saltare sulla mia bici da stazione e andare a casa, riposare, farmi una doccia e bla bla bla.